Ciao a tutti, rieccoci qua. Come sta andando la carrellata sulle matrici? Fatemelo sapere nei commenti. Oggi continuiamo con le matrici inverse. Parliamo ovviamente sempre di matrici quadrate, di ordine n per n. Una matrice si dice inversa se moltiplicata per la sua matrice, quindi la matrice A per la sua inversa, che si indica con A alla meno 1, ottengo una matrice identità. Una matrice identità è una matrice che ha 0 dappertutto tranne che sulla diagonale principale, dove ha tutti 1. Allora voi mi chiederete: ma a cosa serve trovare una matrice inversa? Ottima domanda. Mi servirà nei sistemi lineari, perché più avanti andremo a fare i sistemi lineari e vedremo come è possibile risolverli grazie alla matrice inversa. Quindi in questo video vi mostro come trovare una matrice inversa. Innanzitutto dovete sapere una cosa importantissima: non sempre una matrice A ammette l'inversa, perché se il determinante della matrice è 0, allora la matrice inversa non esiste. Quindi ricordatevi questa caratteristica: se il determinante è 0, non stiamo a perdere tempo, tanto sono sicura che la matrice inversa, quella che chiamiamo A alla meno 1, non esiste. Ora andiamo a fare un esercizio semplice. Dobbiamo trovare l'inversa di questa matrice quadrata 2x2. Per trovare A alla meno 1 dobbiamo fare questi tre passaggi, in questo preciso ordine. Passaggio numero 1, devo trovare il determinante di A. Questa è una matrice 2x2, se avete visto i video precedenti sulla playlist matrici, sapete bene che dobbiamo fare diagonale principale 3x4 meno diagonale secondaria 2x1, 12 meno 2, 10. Passaggio numero 2, dobbiamo trovare la matrice dei cofattori, nota anche come matrice dei complementi algebrici. Scrivo cof A, dove cof sta per cofattori. Questa matrice sapete già come trovarla, perché abbiamo visto la regola per trovare il determinante di una matrice con i complementi algebrici. In pratica dobbiamo andare a scrivere una matrice sempre 2x2, dove nell'elemento 1,1, qua vi scrivo in rosso le posizioni, nell'elemento 1,1 qui devo scrivere il numero che si ottiene cancellando riga 1, colonna 1, quindi 4. E siccome 1,1 è una posizione pari, scrivo 4. Se era dispari, vi ricordo che dovevamo cambiare di segno. Nell'elemento di posto, prima riga, seconda colonna, dovrò cancellare prima riga e seconda colonna, quindi scrivo 1. Il posto è dispari perché 1 più 2 fa 3 e quindi scriverò meno 1. Nell'elemento di posto, seconda riga, prima colonna, cancello la seconda riga e la prima colonna, trovo 2. 2 più 1 fa 3, che è dispari, e quindi scriverò meno 2. Infine, l'elemento di posto 2,2 si trova cancellando seconda riga, seconda colonna, 3, 2 più 2 fa 4, è una posizione pari, quindi scriverò più 3. E ho trovato così la matrice dei cofattori. Terzo passaggio, dobbiamo trovare la trasposta di questa matrice. Se questa matrice qui, per semplicità, invece di indicarla con cof A, la chiamo B, la trasposta in matematica si indica con una T. All'università so anche che si indica con una star, con un asterisco. Comunque vuol dire la stessa cosa. Che cos'è la matrice trasposta? È molto semplice. È la matrice che si ottiene invertendo le righe con le colonne. Questa riga è diventata questa colonna, la seconda riga è diventata la seconda colonna. Molto semplice, no? Ora che ho trovato la trasposta, devo dividere questi numeri tutti per il mio determinante, che ho trovato al punto 1, quindi divido tutti i coefficienti per 10. Ottengo così la matrice inversa. La riscrivo, ovviamente qua semplifico, perché 4 e 10 si semplificano tutti per 2 e viene 2 quinti. Allo stesso modo qua, dividendo per 2, viene meno 1 quinto, e questi termini li ricopio perché non si semplificano. Questa è la matrice inversa. Come prova del 9, come fate a sapere se avete fatto bene? Molto semplice, dobbiamo andare a calcolare questo prodotto e verificare che viene una matrice identità. Ho ricopiato A per A alla meno 1, l'inversa che ho appena trovato, e andiamo a fare i prodotti. Questa è una moltiplicazione di una matrice 2x2 per una matrice 2x2, viene ancora una matrice 2x2, e se vi ricordate il video sulla moltiplicazione tra matrici, sapete che dobbiamo fare 3 per 2 quinti, 6 quinti, meno
2 decimi, che fa 1, perché facendo l'MCM fa 10 decimi, ovvero 1. Poi meno 3 quinti più 6 decimi fa 0. 2 quinti meno 4 decimi fa di nuovo 0, facendo l'MCM. Meno 1 quinto più 4 per 3, 12 decimi fa 1. Se sono andata troppo veloce, andate a rivedere il video dove vi ho spiegato precisamente la moltiplicazione tra matrici. E poi ritornate qui. Trovare la matrice inversa è facile se si seguono i tre passaggi. Ed è anche bello perché abbiamo sempre la possibilità di verificare se ho fatto bene. Non ho bisogno di aspettare che l'insegnante riporti il compito in classe. Posso fare la prova del 9 andando a fare questa moltiplicazione. Se mi viene una matrice identità, una matrice dove ho 0 dappertutto e poi ho 1 nella diagonale, allora so che ho fatto bene, ok? Ricordatevi questa caratteristica, così potete sempre fare la prova. Come sempre passiamo a un esercizio un pochino più difficile. Andiamo a trovare l'inversa di una matrice 3x3. Passaggio numero 1, dobbiamo trovare il determinante di A. Abbiamo visto che ci sono due modi per trovare il determinante di una matrice 3x3, o con la regola di Sarrus o con la regola dei complementi algebrici. Scegliete pure voi il metodo che preferite, mettete stop e fatelo da soli. Io questa volta utilizzo il metodo dei complementi algebrici perché noto che questa colonna ha uno 0. Abbiamo detto che devo fare 1 per la matrice che si ottiene cancellando il termine 1, ovvero questa. E siccome 1 si trova a riga 1, colonna 1, 1 più 1, 2, che è pari, il segno è più. Poi devo moltiplicare 2 per la sottomatrice che si ottiene cancellando 2, ovvero questa. Che segno metto? 2 si trova a riga 2, colonna 1. 2 più 1, 3, dispari, metto il meno. Poi qua dovrei fare 0 per qualche cosa che fa sempre 0 e quindi finisce così. Queste sottomatrici sono matrici 2x2, il determinante si trova facendo diagonale principale meno diagonale secondaria. Qua viene 3 per 1, 3, meno 0. Qua viene 0 per qualcosa, 0, meno 1. 1 per 3, 3. Attenzione ai segni, meno per meno più, 2 per 1, 2. Il determinante è 5. Passaggio numero 2, dobbiamo trovare la matrice dei cofattori. Alla posizione 1, 1 devo cancellare riga 1, colonna 1. Ottengo questa matrice. E devo trovare il determinante di questa matrice, che guarda caso l'abbiamo appena trovato, è 3. Quindi risparmio i calcoli, risparmio il tempo, scrivo direttamente 3. Poi al posto 1, 2 devo cancellare riga 1, colonna 2. Ottengo questa sottomatrice. Devo trovare il determinante. Diagonale principale 2 per 3, 6, meno 0 fa 6. E scrivo 6. Ricordatevi sempre i segni perché questa è una posizione dispari. Vi scrivo in rosso le posizioni. Perché 2 più 1 fa 3. Dispari vuol dire che devo mettere segno meno. Poi alla posizione 1, 3 devo cancellare la riga 1, colonna 3 e ottengo questa sottomatrice. Il determinante di questa sottomatrice, lo facciamo al volo, è 2. La posizione è pari, 1 più 3, 4, scrivo 2. Ok, se avete capito, fatelo da soli, mettete stop e poi fatelo con me. Allora, com'è andata? Siete riusciti a farlo da soli oppure avete bisogno di un aiutino? Non vi preoccupate, all'inizio sembra un po' macchinoso, però fidatevi che con la pratica diventa tutto più facile. Allora, dicevamo, dobbiamo fare riga 2, colonna 1. Cancello riga 2, colonna 1. Ottengo questa sottomatrice. Il determinante di questa sottomatrice è 0 per 3 fa 0. Meno 1, quindi scrivo meno 1. Ricordatevi di controllare il posto, 2 più 1, 3, dispari, quindi devo cambiare segno. In realtà meno 1 diventa più 1. Andiamo avanti, riga 2, colonna 2. Cancellando, vedete che ottengo questa sottomatrice e il determinante è 1 per 3. Perché 0 per 1 fa 0. Quindi 3. La posizione è pari, lascio il più. Poi cancelliamo riga 2, colonna 3. Ottengo questa sottomatrice, il determinante è 1. Perché diagonale principale, 1 per 1, meno diagonale secondaria, 0 per 0. 2 più 3, 5, dispari, devo mettere il meno. Ultima, cancello la terza riga e la prima colonna. Ottengo questa sottomatrice, il determinante di questa sottomatrice è meno 1 e poiché 3 più 1 fa 4 che è pari, lascio il segno. Cancelliamo terza riga e seconda colonna, ottengo questa sottomatrice,
Il determinante è 1 per 0 meno 2 per 1, quindi meno 2. Attenzione però, perché questo qui si trova nella posizione 3, 2, 3 più 2, 5 dispari, devo cambiare segno, più 2. Andiamo a vedere il termine di posto 3, 3, cancello riga 3, colonna 3, ottengo questa sottomatrice, il cui determinante è 1. Il posto 3, 3 è pari e quindi il segno rimane così. Terzo passaggio, andiamo a trovare la matrice trasposta. Questa riga diventa questa colonna, questa riga diventa questa colonna e la terza riga diventa la terza colonna. Dopo aver fatto la trasposta andiamo a dividere tutti i coefficienti per il determinante che ho trovato al passaggio 1, ovvero 5. Con questi due passaggi in uno, trovare la trasposta e dividere per 5, ho trovato la matrice inversa, A alla meno 1. Prova del 9, dobbiamo andare a calcolare il prodotto di A per la sua inversa. Provare per credere, facendo questa moltiplicazione otterrete una matrice identità, ovvero una matrice di questo tipo, 1 sulla diagonale e 0 altrimenti. Fate i conti e fatemi sapere nei commenti se questo calcolo vi è venuto e se effettivamente sono stata brava e questa è la matrice inversa. Ecco qua gli esercizi di oggi, fanne un paio, oppure se ti va falli tutti. Io adoro le matrici e quindi mi diverto sempre a fare tanti esercizi. Fammi sapere qui nei commenti come sono andati, se erano troppo facili, troppo difficili, oppure se hai bisogno di qualche chiarimento. Io vi leggo sempre e appena riesco vi rispondo. Buon allenamento! Dopo questa full immersion di esercizi, spero che tu abbia capito benissimo questo argomento. Ti ricordo che se vuoi approfondire puoi guardare la playlist sull'argomento che ti interessa. Qui sotto al video trovi tutti i miei consigli. E ricordati che per un ripasso completo c'è sempre il mio video finale che si chiama Ripasso Generale, in modo da metterti alla prova e vedere se effettivamente ti è tutto chiaro. Io ti saluto e ti ringrazio per aver visto questo video. Clicca mi piace e attiva le notifiche per non perderti i nuovi contenuti. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.